alla fine sì, ho tagliato i capelli, ve lo dicevo che avrei preso un paio di forbici e me li sarei tagliati, ecco esattamente quello che ho fatto, poi vabbè, sono già passati un po' di giorni, questa è una settimana un po' strana, non ho fatto chissà che cosa di particolare, ho avuto molti momenti un po' giù, ma nemmeno così tanto giù, è che tutto a volte sembra molto uguale, no? I giorni, le cose da fare. Ho avuto anche tante cose da fare, per fortuna, quindi ho avuto poco tempo per filmare, siamo già giovedì. E ho appena avuto un'esperienza horror con il corriere che praticamente mi ha gridato contro 2 volte. Bene. Non capisco quanto ci voglia essere gentili con le persone, soprattutto se hai a che fare con il pubblico, no? Io capisco le giornate e no, è tutto, ma tu non è che mi puoi citofonare e dire scendi, cioè così, ma chi sei? Tipo, boh. Sono diversi giorni che non sto leggendo nulla, mi ero un po' bloccata con Vie di fuga di Naomi Ishiguro che poi ho abbandonato e che avevo preso in prestito digitale e avevo iniziato, non dimenticare, I fiori, il nuovo libro di Kawamura Genki, l'autore comunque di Se i gatti scomparissero dal mondo, però mi ero arenata, proprio non ho avuto voglia di leggere in questi giorni, ogni volta che avevo un buco libero trovavo una scusa per fare altro e per non leggere. E invece negli ultimi 2 giorni ho ripreso. Adesso sono a pagina tipo 120 su, boh, saranno 300 pagine circa. E a volte mi sale un po' di ansia quando leggo perché ho l'impressione di non fare niente, di essere lì ferma a leggere e basta. E lo so che molto spesso il multitasking non funziona, perché si rischia di fare sì più cose contemporaneamente ma di non farle magari al 100%, però se io non faccio più cose contemporaneamente mi sento veramente inutile ed è una sensazione terribile, soprattutto nell'ultimo anno mi rendo conto che mi sento molto spesso inutile e secondo me è un po' dovuta anche a questa continua pressione che abbiamo di dover dimostrare che stiamo facendo, che produciamo, no? In termini di lavoro ma anche di vita personale, che ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro. Mi mette un sacco ansia questa cosa qui. Vorrei poter staccare la spina e non sentirmi in colpa se magari ho fatto una cosa alla volta invece che due alla volta. Oggi poi ho iniziato finalmente anche Anshin, la dea dimezzata di Moto Agio, che è il primo manga che leggo di questa autrice di cui in realtà era tempo che volevo recuperare qualcosa. Questo è un volume unico, anche bello corposo, ed è una raccolta di storie. Io per adesso ho letto la prima, con un po' di difficoltà perché in realtà tutte le volte che mi metto qua sul divano arriva il gatto. E ultimamente è molto vivace e mi attacca per giocare, chiaramente mi morde, mi graffia, solo che col problema che ho io della dermatite ho le mani molto spesso secche, quindi basta che mi sfiori e inizio a sanguinare, mi si creano quei graffietti che poi per carità spariscono, cioè danno fastidio perché sono sottili, inizialmente bruciano, poi se c'è da cucinare, pulire, fare le cose insomma che si fanno normalmente dà fastidio. È inviperito il gatto. Poi ci sono momenti come questi che è lì in un angolino che dorme, un angioletto, e viene voglia di spupazzarlo. Poi quando si attiva tira giù tutti i cuscini dal divano, salta addosso, muore. Graffia, vabbè, quindi l'ho iniziato, ma ho potuto leggere soltanto il primo racconto perché poi il gatto ha iniziato a mordere il fumetto, a mordermi il braccio. E via. Oltre ad avere questa sorta di blocco a volte riguardo alla lettura perché non mi sento, diciamo, produttiva, molto spesso soffro un po', non il confronto, però il fatto di stare su Instagram e parlare anche di libri e fumetti, però avere dei momenti in cui non si ha voglia di leggere, vedere invece che tante persone leggono, leggono, macinano, fanno, 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 fanno e tra virgolette mi sento indietro rispetto ad altri, anche se non faccio un confronto diretto, perché comunque per fortuna negli ultimi anni ho imparato molto a rimanere nella mia bolla e quindi a non paragonare quello che leggo io, quanto leggo io, a quello che fanno e leggono gli altri, perché non lo trovo sano e perché non ho questo spirito, diciamo, di competizione. Io sono così, ma in realtà c'è un clima di competizione, c'è un sacco di gente super agguerrita che è un po' ti fa perdere l'entusiasmo e la voglia.
sia di leggere che di condividere quanto leggi, per questo sono contenta quest'anno di concentrarmi sul scrivere magari anche solo due righe, non vere e proprie recensioni, ma pareri, prime impressioni, cose, senza necessariamente doverle condividere, ecco, me le scrivo per conto mio e poi se magari mi va, ho tempo, sono ispirata, ci faccio una recensione, che so, su Goodreads, sul blog. Ve ne parlo volentieri, insomma, nelle storie in attesa di farci il video, però ecco, non sento più così l'urgenza di dover dire la mia subito su ogni cosa per essere la prima a parlare di questo libro e poter dire, però io ve l'ho consigliato mesi e mesi fa, cioè lo trovo veramente fastidioso, però capita tantissime volte, quindi molto spesso per come sono fatta io, che non sono appunto combattiva e competitiva, mi sento in difetto, mi sento sempre più in difetto. Magari è una cosa che da fuori, diciamo, si percepisce poco, però cioè, ci sta anche avere periodi in cui normalmente non si legge o si legge più lentamente o tra virgolette si legge poco, cioè molto relativo il poco, dipende anche dal tempo e dagli interessi che uno ha. Vogliamo parlare del fatto di quanto sia needy questo gattino? Quanto sei needy? Sei sempre addosso, ovviamente oggi. La tenuta perfetta per vedere tutti i peli del gatto. Ti mangerei di baci. Sei così carino. Sono circa un terzo con Anshin di Motoagio e sono contenta di prendermela con calma perché riesco anche a gustarmi meglio il fumetto. Si tratta comunque di una raccolta di storie, quindi ne leggo un paio al giorno circa. E devo dire che mi sta piacendo, soprattutto perché sono principalmente storie di vita quotidiana. Era da tempo che volevo leggere qualcosa di questa autrice, quindi sono contenta di partire con una raccolta, tra l'altro.
Diamo le unghiette matchy matchy con la copertina perché così mi faccio meglio un'idea leggendo storie diverse. Oggi è una bellissima giornata di sole, infatti sono uscita un'oretta a farmi una passeggiata proprio qua sotto casa per cambiare aria e fare un po' di movimento, non soltanto sul tappetino. È stata una settimana di grandi bassi, però adesso arriva il weekend, è bel tempo, sto con la famiglia, ho infornato un ciambellone, tra l'altro l'ho visto giusto oggi in TV guardando in sottofondo Fatto in casa. Non sono una grandissima fan, però sono rimasta ipnotizzata da questo ciambellone all'acqua. Non so dove si possa trovare la ricetta. Se riesco a trovarla, ve la linko sicuramente qua sotto in descrizione. E niente, oggi ho fatto un po' di pulizie, ho già steso i panni, cambiato le lenzuola, pulito la cucina. Veramente sistemare e pulire mi riattiva in un qualche modo. E anche questa per me è una forma di prendermi cura di me stessa, dello spazio che mi circonda. Quindi adesso non vedo l'ora di sfornare il dolce e prepararmi un cappuccino. Tra tutti i posti ti devi mettere dove ho piegato la tovaglia, chiaramente. Si sta bene lì. Sì. Io boh. È vero che a volte magari le giornate sembrano tutte uguali, le cose da fare comunque sono piuttosto limitate, però è anche rassicurante a volte. È bello avere comunque delle basi, delle certezze e ogni giorno poi si può fare una piccola cosa diversa, in più o in meno. Voglio lavorare soprattutto su questo pensiero per cercare di ricaricare un po' le energie, di trovare anche nella quotidianità comunque la bellezza che vedevo anche prima, quando non ero, diciamo, costretta a passare così tanto tempo in casa. E così tanto tempo senza poter fare, girare, soprattutto in serenità e tranquillità. È comunque quello che auguro anche a voi, ovvero di trovare un po' di pace in questo periodo sicuramente molto stressante, di cui a volte non si vede la fine.